è già sempre un'emozione venire a Modena e a Maranello, sempre stato, e poi di tornare a guidare proprio la macchina di Gilles, che era il mio più grande amico nel mondo, nel nostro mondo, è sempre un'emozione fortissima. Poi mi ricordo anche i miei momenti bellissimi con la Ferrari e anche con una persona che ha dato la sua vita allo sport automobilistico, a delle belle macchine sulla strada, che si chiama Enzo Ferrari. Queste qui erano delle macchine fisiche, diciamo, confronto adesso. Non dico che i piloti sono sempre bravi adesso, però diciamo che quando uno fa Monte Carlo con questo tipo di macchina, con i freni durissimo, senza servosterzo, cambiando 78 giri per 72 cambiate al giro, ho calcolato che nel weekend di Monte Carlo si cambia 16.000 volte di marce nel weekend. Vuol dire che abbiamo un buco nel guante e un buco nella mano dopo il Gran Premio. Diciamo che queste macchine erano proprio più fisiche da guidare, a Monte Carlo specialmente, diciamo l'ultimo quarto della gara sudevamo perché avevamo problemi di gomme, ma piuttosto di freni abbastanza alto.